riprendendo le parole dell'amico, dicevo che a me, per me è un piacere. Io sono un forte sostenitore della conoscenza. Io dico che più noi conosciamo e più possiamo fare delle scelte di scienza e quindi capire, anche sbagliando naturalmente, se scegliere bianco o nero, sì o no. Allora, quindi questa mia venuta qua è solamente per cercare di delucidare, farvi capire quello che per motivi diversi non conoscete e soprattutto chi è ACEA, ma non nel senso chi è, lo sapete tutti quanti che è una società partecipata al 51% dal Comune di Roma e quindi vorrebbe farsi passare pubblica, ma pubblica non è perché è un SPA che è quotata in borsa e ha nel suo primo intendimento il lucro per dare i dividendi ai suoi soci, quindi non è una società filantropica, per chiarirci, ma fa il suo lavoro per guadagnare. E per guadagnare questa società, oltre ad applicare delle norme che già di per sé sono vessatorie, lei le scavalca pure queste norme. Io parlo per tutte le esperienze, voglio dire, che affrontiamo tutti i giorni e credo che le stesse esperienze tanti di voi, se sono utenti di ACEA, le affrontano tutti i giorni. Quindi ci ruba ACEA in modo legale e in modo illegale. Vi faccio qualche esempio, cerco di essere contenuto e essenziale perché poi alla fine io mi piace sempre proporre una soluzione a quella che potrebbe essere un problema, in questo caso a quello che è un problema. Vi faccio un esempio per farvi capire come vi rubo e voi manco lo sapete. Conoscete che il pagamento del consumo si fa per tariffa. La tariffa è divisa per fasce. La prima fascia agevolata è 0,55 consumo, giusto? Se a voi vi arriva una bolletta di 30 euro, normalmente uno che ha un cervello normale dice, scusami, 30 metri cubi di consumo sta nel range 0,55, quindi devo pagare questo consumo con quella tariffa che rispetta questo range. Invece il calcolo non lo fa così, non so se siete a conoscenza. I 30 euro di consumo, evidentemente voi li avete fatti, 30 metri cubi di consumo li avete fatti evidentemente in un trimestre che sono 90 giorni, i 55 invece sono previsti per 365 giorni. Allora c'è che vi dice? Dice, no caro amico, tu puoi consumare 150 litri al giorno per 30 giorni, tutto quello che mi consumi di più te lo mando in base e in eccedenza. Quindi in poche parole che significa? Che i 55 metri cubi all'anno ve li divide per 4, anche se lo fa nei giorni, ma faccio un ragionamento per farvi capire meglio. 55 diviso 4, quanto è? 13 mi sembra, 52, giusto? 13. Allora dei 30 metri cubi, tu 13 li paghi con la tariffa agevolata, la differenza 17 vanno in tariffa superiore. Lo stesso ragionamento lo fa in tariffa superiore, e quindi dei 17, 12, perché è un po' di meno la consistenza nella tariffa base, me li paghi in base, e 5 te li mandi in prima eccedenza. Cioè con un consumo di 30 che sta in un range da 0,55 vi fa pagare pure l'eccedenza. Questo è per conoscenza. È uno. Sapete, questa ve la tiene chiusa il vostro sindaco, perché io non è che voglio assolutamente, soprattutto quando le persone non sono al mio cospetto, non ne voglio parlare mai, ma faccio ragionamenti oggettivi. Sapete che voi avete pagato un millantato credito che ACEA vantava nei confronti del Comune di Cassino, 11 milioni e 300 mila euro? Lo sapevate? No, dentro la bolletta. Con un accordo sotto banco del ex presidente di ACEA Maggini, insieme al presidente della provincia Pompeo. Ve la racconto in 2 minuti perché sono cose che vi fanno... male proprio a sentirle. ACEA dice che avanza 11 milioni e 300 del Comune di Cassino perché gli ha fatto un servizio alla gestione del depuratore. Il Comune di Cassino glielo contesta. Ma questo solo a Cassino? No, l'avete pagato voi, perciò ve lo voglio far capire. È diviso per tutti. ma questo è un fatto tra... voglio dire, come sono, come ci rubano, questo vi sto a dimostrare, come ci rubano.
Cassino gli fa opposizione, vince l'opposizione, allora non si costituisce, poi ci stava l'avvocato qui, la sentenza passa in giudicato, avvocato. Che significa? Che l'eventuale creditore perde il diritto, quindi non avanza più che risorse. Presidente Mancini, insieme a Pompeo, per far recuperare i soldi alla CEA, zitto zitto, spalma sti 11 milioni sulle tariffe di tutti gli utenti, Della provincia di senza Frosinone. titolo, senza titolo. Questa è una cosa da Procura della Repubblica, ma ci andrà in Procura della Repubblica perché me ne sto occupando, quindi ce l'ha in Procura della Repubblica. Allora, questo volevo dire, sono due esempi per cui ve ne posso fare altre mille. Sapete che è successo l'altro giorno a Cassino? Andate a fare la richiesta di allaccio un'attività commerciale. Dice ok, va bene, portami questi documenti, portami questi documenti. Alla fine dice non te la posso allacciare perché? Non te la posso allacciare perché quello di prima c'aveva un debito e quindi o mi paghi il debito di quello di prima oppure non te la posso allacciare. Cioè, Francesco Giuseppe chi è? Chi ti Cosa conosci? assurdo. Avvocato, questa non è Sì, estorsione. ma lo fanno alla sua. Ma è estorsione o no? È estorsione, certo, perché tu mi obblighi sotto minaccia di non darmi l'utenza e quindi di non farmi aprire la mia attività se non pago il debito di un terzo che manco conosco. Scusa, e non si può denunciare questo fatto? Certo, ma io ho il problema, poi arrivo alla fine. Io ho capito questo, che Acea vuole proprio quello che dice lei e quello che sto dicendo io, denunciare il signore fa ricorso, il signore. Nel frattempo dei contenziosi, Acea va avanti nella gestione. Mentre mette a posto quel contenzioso di oggi, ne esce un altro domani. Allora io ho detto che ho maturato questa decisione, questa conclusione. Noi dobbiamo trovare il metodo per cacciarla. Il metodo amministrativo per cacciarla esiste. Io sono anche consigliere comunale, per chi non lo sapesse, e ho fatto un accordo che ormai si è andato a far voto, scusatemi l'espressione, con il sindaco, però sono riuscito in due intenti. Uno è quello di farmi deliberare dal Consiglio, ed è quello che proporrò a voi se siete capaci a trovare rappresentanti nel Consiglio Comunale di maggioranza, se fossero persone intelligenti e scevre da qualsiasi accordo, o di opposizione, perché anche li fa gioco da un punto di vista politico, di farsi deliberare, dicevo, un famoso articolo 35 della Convenzione che parla di recesso unilaterale. Che significa questo? Significa che se domani in assemblea dei sindaci del lato 5 c'è una maggioranza che vota articolo 35, Acea deve lasciare, non subito naturalmente perché ci sono le norme di salvaguardia che gli danno 24 mesi per andare via, Acea deve andare via dalla provincia di Frosinone e lasciare la gestione. Ma il problema non si pone, lo diciamo prima tra di noi, perché? Perché la politica è connivente, questo è il concetto. Però, il gioco delle parti dice che io, consigliere di minoranza, presento una mozione e almeno faccio uscire allo scoperto la maggioranza che potrebbe essere contraria o favorevole e lo dice ai cittadini, almeno questo. Ci mette la faccia. Questi hanno la faccia Questo è da il bronzo, concetto. questi hanno la faccia di bronzo. E vabbè, Figurati, voi ci metto pure. adesso tanti di voi ipotizzano che questa maggioranza, non lo so, diciamo, è a favore di Acea, però potreste avere dei dubbi. Chiedo scusa, però non è detto che uno non può avvicinare questi amministratori e dire che facciamo? Ma infatti ho Così detto di o no? maggioranza o O di con me, minoranza? o con me, o con me. Questo è quello che succederà da parte no, noi veniamo da Monticelli di Esperto, abbiamo un comitato. Noi ci siederemo, batteremo senza vediamo, no, o sì o no, o con noi o contro di noi. Dopodiché La forza del comitato è Dopodiché io questa. sono venuto un'altra volta Vedremo e ho che cosa incontrato. succede. E chiedo scusa per Sì, finire. no, vabbè. Da oggi, da questo momento, da oggi, come vice sindaco abbiamo Maddè Cullell, che tutti conosciamo. Ha detto che si prodigherà. No?
No. In tono positivo. In tono positivo, perché quel povero Maddei finì sotto processo per occupazione dell'autostrada per l'ospedale. L'ho difeso io, poi alla fine l'abbiamo risolto. Quindi lo conosco bene. Però le dinamiche non sono così semplici, perché io lo conosco. Maddei è legato ad una fazione, non entro nel merito, ad una fazione che fa capo, non so se lo conoscete, all'ingegnere Antonellis di San Donato. Sì. Che porta avanti un concetto diverso, che è il concetto che ancora è sub iudice presso il Consiglio di Stato del ricorso che è stato fatto per la risoluzione che è ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione e permette, così come è successo, l'opposizione da parte di Acea, tant'è che il TAR ha dato ragione ad Acea e oggi due anni fa i sindaci hanno fatto impugnato la sentenza del TAR ed è pendente al Consiglio di Stato. Comunque, per carità, va benissimo. Cioè, qua bisogna però prima dicevo, Vittorio, scusami, ci vuole l'impegno da parte nostra. Qua ci stanno amici che mi conoscono. Quando noi abbiamo iniziato e quando sostenevamo certe cose, noi siamo andati in consiglio comunale e ci siamo fatti pigliare per pazza, abbiamo interrotto il consiglio comunale e abbiamo imposto che si discutesse di Acea, e la vecchia amministrazione, che non era favorevole a noi, ha messo all'ordine del giorno quell'argomento che dicevamo noi e ce l'ha deliberato a favore. Cioè, la volontà del popolo si conquista pure, perché se no non andiamo a nessuna parte. Io ho detto, ma De Guglielmo... No, ma va benissimo però, qualsiasi persona. Però noi a Monticelli, il signore, altro signore, abbiamo un comitato e ci prodigheremo, noi daremo le direttive. Allora, io non voglio puntualizzare perché cioè abbiamo poco tempo, devono parlare le altre persone. Io voglio dire questo in sintesi, che La strada amministrativa esiste, a che ne dicono gli altri. Anzi, io stavo dicendo prima, lo voglio ripetere, che ho incontrato a questo stesso posto circa 3-4 mesi fa il signor Quaterni, dico bene, si chiama così, che è Gabriele, che è, mi sembra, consigliere. E gli ho... No. È responsabile del coso. Vabbè, lui mi diceva che... quotidiano locale. Ah, sì, scusa, mi sto confondendo. E gli ho lasciato degli appuntatori che doveva, insomma, vedere come fa. Ribadisco quello di prima. Cioè, se noi andiamo a rintuzzare tutte le manchevolezze di Acea, non ne usciremo mai. Il prodie che... Poi, se invece riusciamo ad impostare un discorso del genere, che è molto difficile perché, ripeto, la politica è a protezione di Acea, però se al Consiglio Comunale ci vanno, non dico 50 persone, e si fanno sentire, la politica ha paura solo della gente, non ha paura di altre persone. È certo. I sindaci hanno le azioni. Ma non è vero questo, ce ne stanno uno o due, ci stanno più. C'era il sindaco di Adina e il sindaco di Villa Latina che ce l'aveva, non bisogna dirle. A me le bugie non mi piacciono, sapete perché? Perché poi ci portano su strade sbagliate. La Frama, che è dell'ex sindaco di Adina, ancora è socio, ma ci avrà l'1,5%, non di Acea, di Acea Ato 5, che è una controllata di Acea, quindi... gli interessi sono diversi, questo forse è uno degli ultimi interessi, però è chiaro che la politica ci va a braccetto con Acea, ci è andata a braccetto fino adesso, avrà avuto i suoi interessi, ma noi stiamo qui proprio per trovare una soluzione anche a scanso di quelli che sono gli interessi della politica. Questo è il concetto. Io avrei anche finito, voglio prodie. Dire perché... spiega il prodie, perché se non si rendono conto. Vabbè, il prodì è quello che ho detto prima, cioè la tipologia di pagamento che loro attuano è questo famoso prodì che hanno preso da un determina del CIPE dell'88 addirittura, la quale diceva che cosa? Diceva giustamente, perché era applicata al gas e all'elettricità, diceva giustamente che se in una fase
temporale, cioè da gennaio a marzo, che c'è una tariffa, questa tariffa cambia, io fino a una certa data, che era la vecchia tariffa, ti facevo pagare la vecchia tariffa. Da quando è entrato in moto la nuova tariffa, ti faccio pagare la nuova tariffa. Ed è giusto, perché voglio dire, c'è stato un cambio di tariffa. Le tariffe invece dell'acqua non cambiano, come si dice, mentre stanno in ciclo, cambiano un altro ogni 3 anni, e si sa quando cambiano, in funzione del consumo, non in funzione di altre cose. Quindi questo metodo, per questa tipologia di pagamento, non ci serve, non va bene, ma fa comodo al gestore, per il ragionamento che avevo fatto prima, che con un consumo inferiore al range previsto vi manda nel range superiore. Tutto qui. La truffa sta là. Ma non è... Io in questo momento... No, dico, non è solo questa. Non è solo questa. Cioè, io ho fatto una... Ho aperto il discorso dicendo che ci truffano in modo legale, perché esiste la norma che gli permette certe cose, e ci truffano in modo illegale, perché loro vanno oltre la norma, e siccome hanno una posizione dominante, altra cosa che dobbiamo dire, purtroppo, noi o stiamo qua, c'è, non potremmo conoscere nessuno, oppure tenemmo pozzo, insomma, ecco. Però loro agiscono in uno stato di monopolio, e questo stato di monopolio che era stato creato per calmierare praticamente le tariffe, ci viene contro, perché negli aumenti sconsiderati che gli permette la politica, e nel caso specifico la segreteria tecnica, non possiamo cambiare gestore. La soluzione? Voglio dire una cosa che riguarda apertamente. Tanti di voi sapranno che in questi giorni il Comune si è costituito parte civile nei confronti di Acea, perché tempo addietro il Tribunale di Frosinone ha messo sotto inchiesta i vertici passati di Acea, perché Maggini non c'è più, e qualche altro funzionario. Mi diceva prima, il Comune di Frosinone ha denunciato Acea. No, il Comune di Frosinone si è costituito parte civile, che è una cosa diversa, e meno male che ci abbiamo l'avvocato. Ed è quasi un atto dovuto, perché... E che il Comune di Frosinone, se fossero vere le accuse che hanno fatto ai vertici di Acea, come tutti i comuni della provincia, esatto, ha pagato tramite i suoi cittadini di più di quello che doveva pagare, perché sono accusati di falso in bilancio, e voi sapete che gli elementi che fanno lievitare la tariffa sono 3 essenzialmente.